Buonasera da Romano Domini per Radio Libera Italiana. Siamo qui al Giugno Aglianese, è appena terminato il concerto di Perturbazione, veramente molto emozionante. Perturbazione, vengo da Rivoli, provincia di Torino. Hanno all'attivo 9 album, anzi al televisore 7 album e 2 raccolte. Sono nati nel 1988 e l'attuale formazione è composta da Tommaso Cerasuolo, voce, Cristiano Lomele, chitarra, Alex Baracco al basso e Rossano Antonio Lomele alla batteria. Quindi abbiamo qui i fratelli Lomele in rappresentanza dei Perturbazioni. Allora, ci raccontate un attimino la vostra storia, che è lunghissima. Allora, la nostra storia sì è lunghissima, mi dispiace che tu abbia detto l'anno di fondazione del gruppo, perché è un po' come le donne a questa età, non si chiede l'età precisa. No, forse in realtà sarebbe Rossano la persona giusta per raccontare questa cosa, che è nata subito anche del liceo, da fondamentalmente da Rossano e Tommaso, che erano compagni di classe, hanno deciso, fondiamo un gruppo, dopodiché hanno deciso di imparare a suonare gli strumenti. Io sono arrivato una decina d'anni dopo, ecco. Quindi quello che è in America è una college rock band, qui in Italia insomma. Questo rappresenta. Allora, dicevo, tanti album all'attivo, l'album che vi ha un po' fatto conoscere a tutti è un album del 2012, mi sembra, quello che ha avuto un pochino più di successo. Dipende un po' dai punti di vista, nel senso che nel 2000, allora diciamo che nel, siamo stati fortunati nel 2002 a trovare un posto qui vicino, perché eravamo diventati dei pendolari della Torino-Firenze, perché avevamo fatto un disco nel 2001 e volevamo fortemente pubblicarlo, ma nessuno lo voleva. E poi a un certo punto abbiamo trovato un distributore discografico che sta a Osmannoro, nella zona industriale di Firenze, che ha detto: no, ma noi ci piace questo disco, facciamolo. E quel disco lì poi, diciamo, ci ha portato una piccola fortuna di nicchia che ci ha permesso di girare poi tutta l'Italia. Poi più tardi, in effetti, come dicevi tu, con una decina d'anni dopo sono successe altre cose, è accaduto che ci fosse, diciamo, una specie di consolidamento del gruppo, che poi è arrivato, diciamo, per il pubblico più distratto, è arrivato a compimento pochi anni fa con l'ormai celeberrima, per noi anche da un certo punto di vista problematica, partecipazione al Festival di Sanremo nella cosiddetta categoria Big con un brano che ha avuto successo. È l'unica, ma siamo sopravvissuti, siamo ancora qua. Quindi sopravvissuti nonostante Sanremo. So che avete fatto anche un album che è stato, diciamo, prodotto da Paolo Benvenu. Sì, esattamente, nel 2005, a seguito dell'album del 2002 di cui parlava Rossano, che si chiama In Circolo, e di cui quest'anno ricorre il quindicennale, vabbè, insomma, ci sarebbero tante cose da dire su In Circolo, facciamo un disco che venne prodotto da Paolo Benvenu, che si chiama Canzone allo specchio. All'epoca cercavamo qualcuno che avesse una sensibilità musicale vicino alla nostra, e beh, insomma, Paolo Benvenu ci sembrava la persona ideale per tutto il percorso da solista, ma prima ancora ovviamente con gli Scisma. Allora, l'ultimo album risale al 2016, è Le storie che ci raccontiamo, che è quello che state portando in tour. Quali sono le prossime tappe del tour? Oh, le prossime tappe del tour, in realtà suoniamo a Varese, fra un festival molto molto bello che fa una persona a noi molto cara, che si chiama Vittorio Cosma, che è un pianista di Milano che ha suonato anche, insomma, con un sacco di gente, Finardi, Re lo Stereotese, organizza questo festival che si chiama Microcosmi, e abbiamo l'onore di partecipare perché ci ha invitato a questo festival, ma la verità è che in realtà noi suoniamo molto poco quest'estate, perché siamo presissimi da una specie di, non so ancora bene se cosa bellissimo o problema, in cui ci siamo cacciati, che sarà la riduzione del Dracula di Bram Stoker, a cui stiamo lavorando per il Teatro Ragazzi di Torino insieme a una compagnia di teatro d'ombre, quindi una specie di opera rock che è qualcosa di, come dire, quanto di più inedito per noi. Però siccome a forza di fare dischi concerti dopo un po' ci si annoia, almeno, come dire, variamo il programma, così ci teniamo vivi, ecco. Sui prossimi passi, visto che siamo qui in zona il 20 luglio, il 29 di luglio siamo a Certaldo in provincia di Firenze.
Ok, quindi per chi volesse vederli nuovamente, 29 luglio a Certaldo in provincia di Firenze, un in bocca al lupo per il progetto della riduzione a opera musicale del Dracula di Bram Stoker, viva il lupo. Quindi ringrazio Cristiano e Rossano Antonio Lomele, fratelli, anche diciamo in campo della musica, diciamo, perché fratelli senza coltelli, che questo è importante dirlo, perché parlavamo proprio prima di due fratelli che invece coltelli ce l'hanno fra i denti. Va bene, lasciamo perdere, li ringrazio molto, grazie a voi della partecipazione e della disponibilità che ci avete dato, e vi ringrazio anche per il concerto che avete fatto stasera, perché veramente siete stati grandi. Grazie mille. Grazie a voi, e buon proseguimento di serata e buone trasmissioni. Grazie a tutti e alla prossima da Giugno Aglianese. Siamo qui al Giugno Aglianese, è appena terminato un mini concerto di Artù, anzi per la precisione Alessio Dari, in arte Artù. Vuoi presentarti un po' al pubblico, Alessio? Presentarmi al pubblico è un po' complicato così con 6 minuti e devo fare pure tutte le altre domande. Sono poche. Però comunque vengo da Roma, sono di Roma, cantore di Roma, ho fatto 2 album, l'ultimo si chiama Tutto Passa, e quindi mi riallaccio alla prossima domanda che mi farai. Allora, la prossima domanda è questa, io ho letto un pochino di cose, ti paragonano diciamo a Rino Gaetano, ma semplicemente forse per una cosa, perché io ho letto che principalmente canti la rabbia, sì. E ho letto una cosa bellissima, cioè tu dici che la rabbia è un sentimento importante per sopportare la vita, sì. Ma se la porti troppo dentro di te ti impedisce di amare, secondo me è una cosa molto importante. Esattamente, allora intanto parto da prima, quando tutti mi dicono che sono come Rino Gaetano, io rispondo sempre, non basta strillare per essere come Rino Gaetano, forse io perché urlo e quindi ricordo un po' Rino Gaetano, principalmente è perché non so cantare, quindi strillo. Poi mi ricollego al discorso della rabbia, che proprio quando ho scritto questa canzone mi sono proprio reso conto che la rabbia è una malattia. La rabbia è veramente una malattia che non viene mai riconosciuta come malattia, perché magari nessuno ci fa caso, però cioè, te la porti dentro e se non la butti fuori stai male. E penso che molte malattie invece non riconosciute vengono proprio per causa della rabbia. E quando c'hai quella non ami come vorresti, è una sensazione bruttissima. Che tu ami una ragazza, però c'è sempre qualcosa che non riesci a dargli, capito? Quindi il tuo modo di buttare fuori la rabbia è cantare. È cantare. Allora, diciamo, l'ultimo album abbiamo detto è Tutto Passa del 2016. E questa sera è Riquel Agliana, prossimi appuntamenti? Allora, prossimi appuntamenti, 23 giugno al Mango Festival, poi ce l'ho scritta le date, adesso non me le ricordo, poi suono a Tindari il 10 d'agosto, adesso non mi vengono in questo momento, comunque andate sulla pagina di Artù, mettete like e c'è tutto quanto il calendario e c'è un po' tutto quanto. Allora, so che stai preparando un nuovo album, che uscirà nel 2018. Esattamente, nel 2018, quello scorso era uscito nel 2016 e quello ancora prima nel 2013, quindi stai accorciando i tempi. Ho accorciato i tempi perché logicamente mi sto facendo vecchio, c'ho 35 anni, infatti quando dicono un cantatore giovane dico beh giovane, c'ho pure i capelli bianchi, quindi tanto giovane. Sono molto contento di questo disco che sto scrivendo perché penso che mi rappresenta molto, anche gli altri, però questo mi rappresenta in modo particolare secondo me, e quindi sono contento. Allora, caro Alessio, come ti avevo detto, una cosa veloce, velocissima, per conoscere Alessio Dari in arte Artù, gli appuntamenti l'hai detto, nel 2018 uscirà il nuovo disco, anche sulla pagina di Alessio, pagina Facebook di Alessio Dari, Artù, la pagina Facebook di Artù, poi nella pagina Facebook di Radio Libre di Agliana ci sarà questa intervista, anche sul nostro sito www.radiolibere.com. Le radio dovrebbero essere tutte libere. E infatti dovrebbero essere tutte libere. La libertà è importante. Sempre. Caro Alessio, ti ringrazio della tua disponibilità, ti auguro un bocca al lupo per il futuro, tanta fortuna per i tuoi concerti e anche per il tuo prossimo album. Grazie a voi.
ciao. Ciao Alessio, grazie a tutti e al prossimo appuntamento.